Siamo col maestro Cosimo Papandrea. Cosa pensi quando suoni, quando ti esibisci davanti alle piazze piene di appassionati, di fans? La prima cosa che mi viene in mente è il vino, perché io mi piace bere il vino mentre suono, mentre canto. E cosa penso? Penso soprattutto a far divertire la gente e a divertirci noi. Poi è sempre una grande emozione quando suoniamo nelle piazze, perché la gente collabora con noi, balla, canta e per noi è una grande soddisfazione vedere tantissimi giovani soprattutto che ultimamente ci stanno seguendo. E vederli ballare così e cantare con noi è sempre una grande emozione. Come e quando hai iniziato a suonare, ad appassionarti per la musica popolare calabrese? Vabbè, da sempre, da piccolissimo. Da piccolissimo io suonavo l'organetto, ho seguito le orme di mio papà, e mio papà suonava anche l'organetto e la chitarra battente, ed era anche un bravo organettista. Seguendo lui, così mi sono un po' appassionato alla musica tradizionale. Poi siamo emigrati al nord e ho iniziato a fare una musica diversa. Pensa che facevamo Elvis Presley, cioè, facevamo proprio c'era un ragazzo che lo imitava molto bene, avevamo un duo con due chitarre e facevamo questa cosa. Però ti devo dire una cosa, a fine esibizione, concerto che facevamo nei locali, così con questo ragazzo, facevamo un paio di brani in dialetto calabrese, no? Tra cui la tarantella. E lì non ti dico quello che succedeva il finimondo. Facendo la tarantella, tutta la gente che ballava sui tavoli, la gente che ballavano, si alzavano tutti a ballare. Allora, lì ho capito veramente la forza della musica tradizionale e della tarantella soprattutto. Cosa pensi della musica tradizionale e dei giovani che la suonano e che la seguono, che sono sempre di più, tutti questi nuovi gruppi che nascono, magari seguendo il tuo esempio? È una bellissima cosa, è una bella cosa perché quando i giovani si appassionano alla loro musica, perché questa è una musica che gli appartiene anche a loro, ai giovani calabresi, e portano avanti questa musica, è una grande soddisfazione per noi che l'abbiamo così, tra virgolette, diciamo, creato un sound particolare, perché l'abbiamo rinnovata una decina di anni fa come Taran Project, quando eravamo con altri progetti. Da lì ho visto moltissimi giovani avvicinarsi alla tarantella, ballarla, cantarla. Ora stanno formando tantissimi gruppi, stanno uscendo fuori gruppi che fanno la nostra musica, che copiano un po', diciamo, il sound nostro, che poi ovviamente poi fanno anche delle cose loro. Però è una grande cosa, è una bella cosa vedere questi giovani. Perché cosa significa questo? Significa che per 20 anni, 30 anni andrà avanti questa musica, andrà sempre avanti. Quando una ragazzina di 15 anni balla la tarantella o suona, si appassiona, porterà avanti per 20 anni questa cosa. Questa è una grande soddisfazione per noi, è una bellissima cosa per tutti i giovani che fanno questa cosa e per la Calabria. Progetti per il futuro, questa stagione che sta per partire? Sì, a breve uscirà il nuovo disco. Stiamo lavorando siamo quasi alla fine, abbiamo quasi finito. Lo presenteremo a breve, poi vi comunicheremo su Facebook dove lo presenteremo. A differenza del disco, del primo CD che ho fatto, che parlava d'amore, d'amore in tutti i sensi, d'amore per la propria terra, d'amore per una donna, d'amore per la Calabria, voglio dire, parlava di questo. Questo invece no, questo parla di cose attuali. Parla di cose passate, di cose vere, di storie vere. Come infatti io ho scritto una canzone su un brigante che era nel periodo del 1861, se non sbaglio, che c'era questo brigantaggio in Calabria, che c'era. Però mi ha colpito un po' questo brigante, questa storia di questo brigante, perché si distingueva un po' dagli altri, si distingueva un po' da tutti. Lo chiamavano il Robin Hood del Sud. Si chiamava Domenico Strafalci, detto il Palma, e operava tra Longobucco e Rossano, nella zona del Cosentino. Mi ha colpito un po' questa storia perché
voglio dire, rubava ai ricchi, dava ai poveri, si distingueva un po' da tutti gli altri briganti che c'erano. E ho voluto scrivere questa storia su questo brigante, ed è un brano molto bello, secondo me molto interessante, che a breve lo sentirete, presenteremo il disco a Reggio fra una decina di giorni, 15 giorni credo, e lo sentirete questo brano. Poi ce ne sono 10 brani inediti comunque che ho messo in questo CD.